è un fatto storico, 5 su 8 è veramente un fatto storico. Guardate, non è che si diventa lettrice o lettore per caso, ma fondamentalmente lo si diventa per una serie di fattori, principalmente io semplifico e cito due: l'esperienza acquisita, il curriculum, la tua storia, e la capacità di riscuotere fiducia nel sistema che lavora, perché ti votano, non è che ti arriva una benedizione. E se ci penso, la stessa cosa della politica: com'è che diventi sindaco o sindaca? Perché ti rappresenti come qualcuno che ha una storia, ha fatto delle cose, e perché acquisisci la fiducia, e la fiducia si esprime in un voto. È la stessa identica cosa. Quindi io sono positivo perché so che non è una moda, e quindi l'attenzione al tema femminile per cui loro sono diventate lettrici. Perché non avevo preso voi voti, guardate che chi il corpo docente, il corpo amministrativo di università che vota, fa i suoi interessi. Sì, Milano è all'avanguardia in questo momento a livello nazionale, siamo 5 rettrici su 8 e spero che questo possa essere appunto non soltanto un episodio, una contingenza, ma appunto un passo che poi possa essere seguito anche dalle altre regioni, dagli altri atenei, e mi piace interpretarlo come il segnale di una città che sa dare alle donne così come agli uomini opportunità di formazione e quindi poi anche di presenza nel mondo del lavoro, di avanzamento nelle carriere. Ecco, quindi l'importante penso della giornata di oggi è stato proprio anche dare questo messaggio ai giovani, ossia che uomini, donne, tutti noi possiamo ugualmente essere presenti, attivi nel tessuto del mondo del lavoro, ma nell'innovazione, nella ricerca. E siamo in grado di guidare organizzazioni complesse laddove appunto veniamo messi tutti nelle condizioni di correre. Dobbiamo passare dalla presa di consapevolezza dell'esistenza di un problema, perché il numero non sempre non è un problema, abbiamo ancora situazioni di divario nei numeri, ma analizzare con attenzione i numeri per strutturare delle misure concrete di intervento. E quindi dobbiamo, per esempio, a livello di aziende implementare dei programmi che assicurino la parità poi di opportunità nei percorsi di carriera, che assicurino la parità nelle retribuzioni, e questo richiede delle misure concrete da parte delle aziende in stretta collaborazione con il sistema delle istituzioni. Bisogna continuare a lavorare, e questo anche voi dovete dare una mano, è evitare stereotipizzare le persone sulla base del loro sesso o genere. Perché? Perché per esempio il fatto che ci sia una rettrice donna o uomo, all'uomo nessuno ha mai chiesto come fa a gestire, a conciliare la vita familiare con la vita professionale, a noi rettrici tutti. Quindi c'è anche un tema culturale che rimane poi nella società e che diventa un imprinting, un pregiudizio inconscio. Questi dobbiamo abbatterli, ma questi si può farlo nel lungo termine continuando a insistere che tutti possono fare tutto e che il cervello umano è uguale, che sia maschio o femmina.